Studiare le regole della dizione italiana può essere un po' difficile, ma soprattutto può essere molto noioso. Tu che dici, Rose? La E va tenuta aperta nel dittongo IE, come ad esempio bandiera, ieri, piede. Naturalmente ci sono delle eccezioni, biglietto, chierico, oppure le etnie, ateniese, pugliese. Ma noi oggi ti diamo un metodo per memorizzare queste regole senza troppa noia. La O va tenuta chiusa nelle terminazioni in oio, oia. Ad esempio, vassoio, accappatoio, scrittoio, avvoltoio, rasoio. Oppure, anche qui, eccezioni. Boia, soia, gioia. Sara ha suggerito questo video. Sì, come Sara. Commenta, suggerisci, iscriviti. Quando studiavo recitazione io, uno dei metodi più simpatici per imparare le regole di dizione era questo. Prendere alcune regole ed inventare piccole frasi o pensieri che contenessero regole ed eccezioni. Grazie a Rose ti faccio un piccolo esempio. Stai studiando le parole che contengono il dittongo IE e le parole che terminano in OIO. Componi una storiella. Ieri ho incontrato Daniele mentre usciva dalla chiesa. La cosa non mi stupisce. Quando giochiamo a Dungeons and Dragons, fa sempre il chierico. Insieme siamo andati a comprare il biglietto per un tour pugliese. Con Daniele non conosco la noia. Indossava un accappatoio con la bandiera ateniese. Mi ha offerto un vassoio di paste al miele e latte di soia. Lo so, la mia dieta è un po' sul filo del rasoio, ma ne è valsa la pena, data la gioia. Qualche breve frase per ogni regola, oppure un pensiero più articolato che contenga più regole. Quello che ti piace di più. E quando hai finito di scrivere frasi o pensieri, leggili ad alta voce provando a riascoltare il nuovo suono che hanno le parole. Prova anche a registrarti e a riascoltarti. Servono tre cose: piacere, calma e faccia tosta. Piacere e faccia tosta perché il pensiero che hai appena composto oppure le frasi devono piacerti e devi avere voglia di leggerle ad alta voce, anche di fronte ad altre persone. Calma, perché le regole sono un'infinità, ma non è detto che tu le debba imparare tutte quante in un'ora soltanto. Al massimo 3-4 regole per volta. Quando ho fatto la serie di video sulla dizione qui sul canale YouTube, pubblicavo un giorno sì e uno anche, ma poi mi sono dato una calmata e ho deciso di fare un video ogni settimana. Non l'ho fatto solo per me, che comunque ho una vita da vivere, ma l'ho fatto soprattutto per te, perché per imparare ci vuole tempo. Ora hai un modo per imparare da autodidatta tutte le regole della dizione italiana. È un modo facile, un modo creativo. Ah, non ti resta che andarti a vedere quali sono queste regole allora, e le trovi tutte qui. Non dimenticare di commentare il video qui sotto, di lasciare il tuo like e soprattutto di andare a vedere il canale YouTube di Rose. Lascio il link in descrizione. È un canale pieno di splendidi video e lei ha una cura maniacale per i dettagli. Bravo! Bene questo. 15 e 20. Buono questo.